Stamattina abbiamo occupato il liceo classico Manzoni per contrastare, diciamo, la super vittoria del governo di centrodestra e soprattutto di Giorgia Meloni. La cosa che sicuramente ci preoccupa di più sono le politiche di odio, xenofobia e ingiustizia che porta avanti Fratelli d'Italia notoriamente. Ci basta anche solo una vittoria di Fratelli d'Italia per manifestare il nostro dissenso, dal momento che è un partito apertamente fascista e soprattutto erede del fascismo, erede del Movimento Sociale Italiano, di cui porta ancora la fiamma tricolore nel logo. Le loro ideologie retrogade e che non si adattano con la vita che vogliamo perseguire noi studenti e studentesse. Portano avanti politiche di odio, di razzismo, omofobia, sessismo che grazie a Dio le nuove generazioni stanno iniziando a riconoscere. Figurati se al Manzoni non fanno un'occupazione contro la vittoria del centrodestra. Mi preoccuperebbe che non lo facessero. Capisco chi il 26 settembre cerca un buon motivo per occupare e saltare 2 giorni di scuola. E quindi sono affettuosamente vicino a chi sta frequentando il liceo che ho frequentato con onore per 5 anni, riempiendo alcune decine di libretti delle giustificazioni. Come fascia giovanile siamo preoccupati anche per il fatto che prevediamo e siamo abbastanza sicuri del fatto che questo nuovo governo non porterà politiche per noi, non ci rappresenterà. La fascia giovanile non si sente rappresentata al momento dalla politica, ma soprattutto non si sente rappresentata da Giorgia Meloni. Dunque è vero, è stata votata democraticamente, ma da chi è stata votata e secondo che sistema elettorale? Un sistema che lascia fuori il 40% della popolazione tra persone fuori sede, per cui non sono ancora state fatte politiche per farli votare senza tornare nella propria provincia, persone senza la cittadinanza, che sappiamo essere ancora un problema devastante per cittadini italiani, perché si tratta di gente che è nata e cresciuta in Italia ma che ancora non può avere la cittadinanza soltanto per l'origine dei propri genitori o per il suo colore della pelle.